Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono qui per fare un video molto rapido con le nuove funzionalità che sono state implementate ieri, 6 marzo 2014, su Xbox One. E niente ragazzi, partiamo subito. Il momento che andremo a vedere, ragazzi, è Twitch. Ovviamente è stato inserito Twitch su questo nuovo aggiornamento di Xbox One e Twitch ovviamente è live streaming, quindi per noi videogiocatori è molto utile, può essere utilizzato ad esempio per mandare in streaming le nostre partite e per fare in modo che voi iscritti o voi fan possiate commentare sul momento la nostra partita o magari il nostro let's play, qualsiasi tipo di gioco. Quindi tornerà veramente utile. Passiamo invece al gruppo ragazzi dove ovviamente è possibile invitare i propri amici. Oltre a poter invitare i propri amici è possibile anche chiudere il gruppo e renderlo privato. Ovviamente entrerete direttamente in default con la chat di gruppo, non c'è bisogno più di attivarla sul momento e quindi queste sono le feature principali che sono state messe con il gruppo. Ovviamente è possibile anche partecipare, anzi chattare direttamente anche con giocatori, magari uno che gioca a Battlefield, uno che gioca a Ghost, eccetera. Passiamo ora Grazie. alla pagina dedicata agli amici dove è possibile vedere tutti i preferiti, i follower e i giocatori recenti. L'hanno riordinato in una maniera molto diversa, in modo da essere più, diciamo, ordinate per poter arrivare prima ai propri compagni, ai propri amici, ai giocatori recenti. Quindi ovviamente le feed sono spostate a destra, mentre i giocatori recenti sono nella colonna centrale. E a sinistra rimane, diciamo, invariato, se non ricordo male, con tutti i preferiti, i follower e i giocatori recenti. Questo va molto bene, sinceramente, sono molto contento di questa feature. Oltre all'aggiornamento della Xbox One è stato presentato anche il nuovo telecomando multimediale. Questo telecomando multimediale, che ovviamente è uscito oggi, può essere utilizzato ovviamente per controllare facilmente la TV e il sistema di intrattenimento. Ovviamente possiamo utilizzarlo anche per Premium Play o per utilizzare la Xbox One come lettore Blu-ray. Quindi ragazzi, per chi si volesse vedere un bel film, può farlo tranquillamente gestendo tutto con il telecomando, che se non ricordo male ragazzi, il prezzo si aggira intorno ai 22-23 euro, quindi neanche una spesa eccessiva. E per questo ve lo consiglio. L'ultima funzionalità che vi do è ovviamente l'aggiornamento sul controller. Troverete entrando nelle impostazioni e poi successivamente andando sul sistema. Sul sistema troverete la possibilità di aggiornare il controller Xbox One con migliorie riguardo ai movimenti laterali dei due analogici. Quindi ragazzi andate qui, andate su, anzi, eccolo qui ragazzi, ho sbagliato, andate su sistema. E vedrete qui aggiorna controller. Voi lo aggiornate ovviamente con un collegamento USB. L'USB dovete trovare, se non ricordo male, lo spinotto tipo per il Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, S2 e magari anche gli HTC, questi cellulari, ragazzi. Tranne ovviamente iPhone che presenta uno spinotto completamente diverso. Quindi questi sono gli aggiornamenti, ragazzi. Spero che vi siano stati utili. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se veramente avete apprezzato il mio video. E noi ci rivediamo alla prossima, quindi bella raga!